Allegri è quella composta da Higuain e Mandžukić. In porta c'è il capitano Gigi Buffon, in difesa Barzagli e Chiellini con Mehdi Benatia. A centrocampo Dani Alves a destra con Samoa a sinistra, in mezzo Pjanic, Lemina e Pereira, davanti Higuain e Mandžukić. Al massimo trofeo europeo, soprattutto accorciare e annullare. Si è assottigliato ulteriormente. Ma sicuramente, anche perché... Il recupero di Roberto Pereira, Pjanic. Sì Davide, prima notazione tattica, come dicevi tu, può essere Pjanic, può giocare nel ruolo che fu di Pirlo, infatti gioca davanti alla difesa, vertice basso del centrocampo a tre, con Pereira mezzala sinistra e Lemina mezzala destra. E Barzagli al centro della difesa. Pensava era che giocasse Lemina lì in mezzo, che l'anno scorso spesso ha giocato in quella posizione, invece Allegri punta ancora su Pjanic perché, diciamo, quando è mancato Bonucci ha giocato lì in mezzo e lo ha fatto anche in altre partite. Eccolo Barzagli. Avanza palla al piede, poi si ferma, gira a destra per Benatia. Movimento interno di Guarzi a sinistra e davanti José Antonio Reyes con Leo Baptistao. Benatia. Barzagli. Pjanic. Benatia. Dani Alves. Può veramente mettere in difficoltà, in allerta qualsiasi difesa, e questo lavoro sporco di Mandžukić sicuramente può operare in una difesa già impegnata da un altro attaccante, diventa infallibile. A turno Mandžukić e Higuain in questi primi 4 minuti di partita si abbassano per giocare di sponda. Dani Alves, Benatia, chiama palla, Pjanic, troppo vicino però Leo Baptistao, e allora il difensore ex Roma, ex Bayern Monaco, decide di andare da Barzagli. Alta ora la pressione di Baptistao, poi in difficoltà Barzagli, alla fine riesce a toccare per Benatia. È pronto a partire Mandžukić, che chiama il pallone, prova a raggiungerlo Benatia. Pallone però troppo lungo, facile, la peggior difesa della Liga. 2 giorni fa ha presentato Martin De Michelis, l'ex City non sarà di quel ciotto, l'Europa League, l'Eredivisie, l'FA Cup, la League Cup, la Libertadores, la Coppa Sudamericana, la Coppa d'Africa e tanto altro ancora tra Sky e Fox. Oltre a Bonucci di allargare maggiormente il gioco, poi parlavi di convocati, David Lopez che appunto è nel mirino dell'esodo, di evitare questa trasferta proprio perché Wayne ci tiene a migliorare la condizione e a migliorare la conoscenza dei suoi compagni di squadra, quindi non è una non convocazione ma d'accordo hanno deciso così. Ed è un attistao, alle sue spalle non c'è nessuno, voleva allargare sulla destra per Hernan Perez, Chiellini il primo ad arrivare sul pallone, Benatia, Dani Alves, Chiellini in orizzontale rischiando qualcosa sulla corsa di Leo Baptistao, Benatia buono il dribbling, lo stretto e ancora, e questa volta invece ha avuto fretta perché sull'1-2 con Dani Alves la difesa delle spagnole era scappata benissimo e Pjanic ci doveva avere un po' più di pazienza e aspettare per servire il compagno. Benatia, Pereira attaccato da Victor Sanchez, ottima la difesa del pallone da parte della centrocampista. Barzagli, Benatia, Dani Alves, Pjanic circondato da giocatori dell'Espagnol, Pjanic. Sì, soprattutto come dicevo prima i due attacchi. Pjanic, Barzagli, Benatia. Ha cambiato un pochino il sistema di gioco passando al 4-2-3-1 con i tre trequartisti, Piatti, Reyes e Hernan Perez, che si scambiano continuamente posizione, cercano di non dare punti di riferimento. Dell'area di rigore, Pjanic, Benatia, Dani Alves, Lemina, Benatia. Però è un giocatore determinante per lo sviluppo della fase offensiva della Juve e mette, come dicevo prima, nelle condizioni giocatori come Higuain oggi, ma e quindi costringe i tre difensori di Allegri a scappare, ad allungare la... che manca un certo Leonardo Bonucci. Benatia è rimasto in panchina la settimana scorsa nell'ultima amichevole giocata dalla Juventus, prima c'è anche Pereira, preferisce la seconda opzione, l'esterno di sinistra della Juve. Ora Benatia. Sì, direi che nella Juve in questo momento non funzionano benissimo le due mezzali, non riescono a trovare dall'idea di servirgli il pallone. Barzagli, Benatia, sta muovendo tanto da interno destro di centrocampo, Lemina ha servito però fino a questo momento. Stanno, credo, a pieno merito farà parte della rosa di Zinedine Zidane. Benatia, Dani Alves, meno di 18 minuti al 45esimo, ancora 0-0 il risultato qui dell'inizio del campionato. Tanti
tanti bambini sugli spalti, una splendida cornice di pubblico. Offensiva, e di fianco c'è un giocatore come Victor Sanchez, che è quello da cui nasce tutto il gioco delle spagnole, giocatore tattico, giocatore tecnico che fa girare tutta la squadra. Benatia, Dani Alves, Pereira, ha invertito Pereira e Lemina Allegri, ora c'è Pereira a destra e Lemina a sinistra. Fascia destra, visto che lui è un destro naturale, potrebbe trovarsi in maniera più agevole ad aprire il campo e a dare ampiezza. Chiellini, Benatia, Dani Alves, Partfon, Benatia, si avvicina Dani Alves con l'esterno, per lo fa con Pablo Piatti. Hernán Pérez, scontro molto duro questo con Benatia, poi intervento da giallo anche. E cercare di accompagnare l'azione dell'esterno, una partita molto avara di emozioni, praticamente fino adesso i portieri sono stati inoperosi. Lemina è costretto, azione juventina, a passare dalle corsie esterne, la difesa poi si è ricomposta in maniera eccellente. Baptistão controlla, rientra sul mancino Leo Baptistão, dell'Espagnol. Ha fatto bene Giacomelli a lasciar giocare. Al primo tiro in porta l'Espagnol trova il gol dell'1-0, e questa non è una notizia positiva per Allegri, che si era un po' lamentato anche dopo il match vinto per 3-2 contro il West Ham. Ha detto: in questo precampionato abbiamo sempre subito almeno un Buffon. Juve che non ha sfruttato questo erroraccio di Oscar Duarte, che veramente aveva regalato un pallone importantissimo per il contropiede juventino. Si sono toccati con i piedi opposti i due giocatori, è stato un fallo involontario, però indubbiamente ha provocato la caduta di Lemina, e quindi Giacomelli che... Chiellini, Benatia, Pjanic, Benatia, Dani Alves. Fa fatica la Juve perché l'Espagnol aspetta con le due linee schierate. Benatia. Sì, è un Espagnol molto organizzato, come dicevamo, Beyes. Qui in questo caso invece è veramente un infortunio incredibile, perché si sono scontrati due giocatori della stessa squadra, però vediamo come effettivamente la panchina dell'Espagnol sia piena di trequartisti, di giocatori che possono veramente giocare a ridosso di una prima punta centrale, e questa sarà la modalità di gioco che questa squadra può... Benatia. Pallone troppo lungo per Asamoa. Barzagli e Buffon. Benatia, Buffon, Dani Alves sopra la testa appunto di questi giocatori, attaccando la profondità con Gerard Moreno, però nell'uno contro uno Chiellini questa volta è stato insuperabile e ha dimostrato di avere mestiere e ovviamente anche abilità in questo fondamentale di tattica individuale. Anche Piazza e Neto si stanno riscaldando, presumibilmente entreranno nel secondo tempo. Benatia, Dani Alves, Benatia, meno di due minuti all'avversaria e gli attaccanti che vanno ad attaccare la profondità. Higuain, l'abbiamo detto, non è al meglio della condizione, ha fatto il movimento però ancora non ha quella cattiveria e quella esplosività. Alla manovra juventina.